quando si sfogherà. La mia resistenza è anche un fatto di un percorso personale, anche un percorso di sofferenza, di lavoro duro, in alcuni momenti anche di umiliazione, ma in cui ho sempre creduto che la non violenza, il fatto di essere come persona, anche di poter trasmettere anche di essere modello di educazione, di trasmettere dei messaggi educativi, di non Mi rimanere scusi, su ma tutto. succedeva già prima che diventasse ministra o non succedeva? Non così forte, però sì, diciamo che il mio percorso non è stato molto facile, è stato molto duro, non soltanto dovuto anche agli attacchi, ma è la cosa che mi torna spesso in mente anche il giorno in cui mi sono ritrovata senza casa, senza posto, in un paese straniero da solo, sapendo che non avevo niente da mangiare. Questo è stato per me un momento molto duro e quindi vale la pena, di fronte a tanti attacchi, tanti insulti, quando penso a dei momenti molto difficili che ho passato, non vorrei che qualcun altro li passasse.